Grazie Presidente, grazie autorità, grazie Sindaca di aver consentito di partecipare a questo Consiglio straordinario che è veramente una grossa novità ed è una grossa iniziativa per migliorare la circolazione a Roma. Molti di voi hanno già illustrato qual è la situazione di criticità che ha Roma rispetto anche ad altre città italiane e anche altre città straniere. Dobbiamo recuperare un gap molto importante. E la consulta che è stata costituita a marzo può essere uno strumento che potrà aiutare l'amministrazione in questa direzione. Ecco, già sentire che la sicurezza stradale è una priorità per l'amministrazione capitolina di Roma è effettivamente già una bella notizia. E a questa notizia dobbiamo concretizzarla e la consulta si è messa al lavoro, è stato già ricordato dall'assessore Meleo, che ringrazio perché si sta dedicando a questo problema fin da quando si è insediata, e tutto il suo dipartimento che sta lavorando in questa direzione. Ecco, la consulta si è messa al lavoro praticamente a partire da quando è stata costituita formalmente, poi il 14 luglio. Il 14 luglio io spero che Roma sarà ricordato non solo per la Rivoluzione francese, ma sarà ricordato anche per l'istituzione della consulta, che si è praticamente insediata e ha incominciato a lavorare. Se togliamo soltanto un paio di settimane nel mese di agosto, poi si può dire che tutti i giorni la consulta sta al lavoro. Si è divisa in 5 gruppi e devo ringraziare non solo i membri del comitato di coordinamento, i 10 membri del comitato di coordinamento che tra l'altro oggi sono qui presenti, e bisogna ringraziarli perché tutto il lavoro che fa la consulta è completamente gratuito, questo è da sottolineare. Ma anche tutti i membri dei gruppi di lavoro. Stanno lavorando 5 gruppi di lavoro e pensate che la partecipazione media ai gruppi di lavoro è più di 30 persone. Quindi sono, immaginate, 150 persone che stanno lavorando a tempo pieno su questi problemi. Addirittura alcuni gruppi li abbiamo dovuti dividere in sottogruppi. In particolare il gruppo cultura l'abbiamo suddiviso in un gruppo più dedicato all'educazione stradale nelle scuole, e il Presidente Stefano ha ricordato come quando era ragazzo ha già ricevuto qualche notizia, purtroppo in maniera, dobbiamo dirlo, un po' sporadica, in maniera non organizzata, in maniera non continuativa. Ecco, noi l'obiettivo, uno degli obiettivi che avremo nelle scuole è quello proprio di iniziare fin dalla scuola materna e accompagnare i ragazzi fino alla maturità. Quest'anno inizieremo, già da questo anno scolastico, ci aiuteranno molto le associazioni, confidiamo tantissimo nell'aiuto del corpo della polizia locale, ringrazio anche il comandante di Roma, il comandante Porta, perché la polizia locale, ovviamente che ce l'ha nei suoi compiti, perché non ha soltanto i compiti repressivi ma anche i compiti di prevenzione, e l'educazione è la prima forma di prevenzione degli incidenti, quindi sicuramente avremo un appoggio grandissimo dalla polizia locale, ma ovviamente non basteranno perché tutti sappiamo quanto la polizia locale di Roma sia sotto organico, per cui è chiaro che il suo aiuto non potrà consentirci di raggiungere tutte le scuole, e ci stiamo raccogliendo adesioni da parte di tutte le associazioni, quindi formeremo anche dei formatori che andranno poi nelle scuole. Ma ci siamo rivolti anche agli anziani, perché abbiamo visto che attraverso alcune associazioni e alcuni sindacati che raccolgono i pensionati potremo raggiungere anche i centri anziani e i pensionati che stanno a Roma. E inoltre abbiamo pensato, date anche le statistiche che sono state anche recentemente pubblicate dall'Istat e dall'INAIL, che un quarto degli incidenti sul lavoro avviene durante gli spostamenti casa-lavoro. Questo fatto ci porta a pensare che nella obbligatorietà che già oggi c'è per tutte le aziende pubbliche e private di curare e di formare i propri dipendenti sulla sicurezza, sui luoghi di lavoro, dobbiamo introdurre
delle norme e delle lezioni e della formazione che riguardano anche gli spostamenti casa-lavoro. Questo ci consentirà di ridurre almeno un quarto degli incidenti che avviene sui luoghi di lavoro. Questa è un'altra opportunità. In questa maniera raggiungeremo anche tutti i cittadini che lavorano. Quindi guardate come si amplia lo spazio culturale, non solo nelle scuole, non solo i ragazzi, ma anche i pensionati e anche tutti i lavoratori. Questo sarà, io mi impegno, perché io in questo momento sto anche ricoprendo la carica di amministratore della società Roma Metropolitana, e mi impegno già dai miei dipendenti a incominciare già da quest'anno un corso di formazione sul luogo di lavoro che comprende anche la sicurezza stradale. Non solo, ma sempre come amministratore di Roma Metropolitana, mi impegno anche a prevedere nei programmi, proprio ieri abbiamo fatto una riunione al Dipartimento per i programmi di ammodernamento, miglioramento delle linee metropolitane esistenti, oltre che nella continuazione della costruzione della linea C, mi impegno anche a prevedere che in questi programmi di ammodernamento ci sia gli ascensori e quindi ci siano la possibilità in tutte le stazioni della metropolitana anche di favorire l'accessibilità alle persone invalide. Lo dobbiamo, perché la mobilità che noi vogliamo garantire a Roma non è soltanto per le varie categorie, pedoni, ciclisti eccetera, ma è anche per tutti i cittadini, anche quelli che hanno difficoltà di deambulazione, e li dobbiamo aiutare. Tra l'altro, nella difficoltà di deambulazione non pensiamo solo alle persone che pensiamo a tutti gli anziani, pensiamo anche alle mamme con le carrozzine. Guardate quante persone hanno difficoltà di muoversi a piedi con i vari mezzi dentro la città. Quindi questa categoria, tra virgolette, di disabili non è soltanto a quelli che hanno delle menomazioni fisiche, ma riguarda veramente, sta riguardando sempre di più un numero sempre più alto di cittadini, e a questi cittadini dobbiamo ovviamente dare con precedenza la possibilità di circolare con tutta sicurezza e tutta tranquillità. Ecco, quindi io penso che oggi siamo veramente in un'altra giornata storica, e continueremo a lavorare. Noi già alla fine di settembre presenteremo, ai primi di ottobre presenteremo all'assessore Meleo delle prime proposte, e speriamo che queste, ovviamente ne parleremo anche con la Commissione Trasporti, con la quale abbiamo un ottimo rapporto, io ringrazio il Presidente e tutta la Commissione Trasporti che ho incontrato già più volte, per portare poi in Consiglio delle proposte concrete che possono trovare spazio già nel prossimo bilancio del 2018. Ricordo a tutti i consiglieri, al Presidente, che a Roma dobbiamo applicare, Roma dovrebbe diventare la prima città italiana che applica totalmente l'articolo 208 del Codice della Strada, che prevede espressamente che una parte dei proventi, se non tutti i proventi che arrivano dalle contravvenzioni che vengono fatte su strada, vengano destinati alla sicurezza. Questo è il modo migliore per dimostrare e per invogliare i cittadini a rispettare le regole, proprio dimostrando, guardate, ci vuole coerenza. Io, se vi consentite, vi parlo anche un po' da nonno, che ho ben 16 nipoti, vi posso dire che la cosa più importante è dimostrare coerenza. Guardate, io posso fare ore e ore di lezione di educazione stradale ai miei nipoti, ma se con un solo attimo passo col rosso o sto al telefonino o non allaccio la cintura di sicurezza, tutte le ore di educazione stradale che ho fatto si vanificano. Allora questa coerenza, che devo dimostrare come genitore o come nonno, la deve dimostrare anche l'amministratore capitolina. Quindi se noi vogliamo che i cittadini rispettino tutti gli articoli del Codice della Strada, ci sono alcuni articoli del Codice della Strada che deve rispettare ovviamente l'amministrazione. Tra questi ovviamente il 208, tra questi ovviamente l'articolo 14 che riguarda la manutenzione delle strade e della segnaletica. Ecco, io cito soltanto questo, vi ringrazio e mi auguro che il prossimo incontro possiamo già presentare dei progetti concreti. Grazie.